Cala il sipario anche quest'anno sulla festa dei santi patroni Oronzo Giusto e Fortunato a Lecce, ideale chiusura della stagione estiva per tutti i leccesi. La città in festa per una 3 giorni ricca di attrazioni folcloristiche, momenti religiosi e festeggiamenti civili. Le strade del centro diventano area pedonale e si dedicano alle esposizioni di prodotti di ogni genere, dalle mele caramellate alla cupeta, nelle sue 1000 varianti, alle mandorle, al pistacchio e alla nocciola, lupini, mandorle all'acqua, scapece. Ambulanti urlano e promuovono il proprio prodotto, la novità assoluta e irrinunciabile per la cucina, abiti, accessori, oggetti e complementi etnici. Il cartellone artistico è vario e chi si esibisce lo fa gratuitamente per partecipare alla buona riuscita di una festa a cui i leccesi non sanno rinunciare, nonostante il momento economico non proprio favorevole per le casse comunali. Tra processioni interrotte dai lavoratori dell'ex BAT, riti religiosi che sanno di storia e tradizione, campeggiano in piazza Sant'Oronzo le luminarie de Cagna e la cassa armonica, palco d'eccezione per il concerto finale, poco prima dei finali fuochi pirotecnici, che ha scelto come centro il cuore della città. Protagonista è Cesare Dell'Anna e il suo giro di banda, che mescola la tradizione musicale bandistica a contaminazioni musicali alternative, e numerosi sono gli ospiti. I festeggiamenti si concludono poco dopo la mezzanotte e si torna a casa. Manca un anno ad una nuova grande festa cittadina.